sistema, questo magazzino, proprio in ragione di quello che ci dice sempre il direttore, con Acqua Invento ha provato a immaginare cosa potesse essere utile dal punto di vista di piccolo studente. Ringrazio i genitori che sono qui, hanno avuto la pazienza e il piacere appunto di accompagnare Davide. Non so se è un software che conoscete, comunque è un software che viene utilizzato un po' nella didattica da tutte le scuole, non solo europee ma mondiali. L'Italia, da quello che vedo nelle pubblicazioni del MIT, sapete, il Massachusetts Institute of Technology, che è una delle prime università al mondo per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, ha un portale dove possiamo liberamente editare i nostri progetti. Le scuole italiane non ne hanno mai presentato nessuno. Che cos'è Appinventor? Appinventor, io lo andrei a catalogarlo nell'ambito del problem solving, ma un problem solving diverso da quello che conosciamo. Cioè è la soluzione di alcuni problemi del quotidiano, che può essere sia a livello individuale, a livello di organizzazione, quindi anche la scuola, e anche a livello aziendale. Cioè andiamo a meccanizzare tutti quei processi un po', come li possiamo definire, spigolosi, macchinosi, e li andiamo a meccanizzare, cioè riusciamo con pochi click ad avere il massimo risultato. Con Davide, giusto per arrivare subito al tema, abbiamo creato questa applicazione relativa a un problema scolastico suggerito proprio da lui. Allora, il problema scolastico vorrei che lo dicesse un po' Davide, cioè il motivo di questa applicazione dei compiti a casa. Abbiamo creato questa applicazione per dare l'opportunità agli alunni non presenti alle lezioni di scaricare i testi dei compiti. Allora, praticamente abbiamo fatto in modo che chi manca da scuola non abbia la necessità di dover chiamare il compagno il domani per andare a scuola per sapere quali sono i compiti che avrebbe dovuto prepararsi. E allora abbiamo preparato comunque questo sistema dove dal nostro telefono Davide gestirà direttamente l'app, d'accordo? E in che cosa consiste l'abbiamo detto, ma cosa importante, l'app fino a questo punto è in versione demo. Perché in versione demo? Lo vuoi spiegare? Perché una demo non è un'app definitiva. Per ora è in versione demo, poi in futuro sarà con i WebDP e parteciperemo a un concorso mondiale del MIT. Allora, il discorso dei WebDP dobbiamo spiegarlo meglio. Praticamente quest'app contiene i dati che vengono inseriti, quindi i compiti a casa, in questo caso verranno immagazzinati in un database che è interno al telefono. Quindi che cosa succede? Che se qualcuno scarica quest'app non potrà usufruire dei dati inseriti, mentre tramite i WebDB quello che verrà inserito è fruibile a chiunque installa questa applicazione. Quindi diamo qualche esempio. Per esempio, andiamo nella gestione, ecco, con una password, quindi solo gli autorizzati potranno accedere a un menu nascosto dove facciamo un esempio di come inseriamo per esempio un nuovo compito. Quindi c'è un'area che ci dice di inserire la data e la materia, quindi inseriamo un compito qualsiasi, dai, futuro naturalmente. 13 giugno, dai, fai. 2017. Ok, quindi premendo su ok, andiamo, ci si apre la nota, d'accordo? Dove andiamo ad inserire, sempre la password che potete scrivere. Ecco, qui andiamo ad inserire la lezione, ad esempio, italiano, la pagina italiano, la storia dell'arte,
da pagina 45 a pagina 60. Dai, facciamo finta che questo comunque il compito da fare per il principio. Ok, quindi adesso basta che torniamo indietro e automaticamente il compito è salvato. Andiamo a vedere il campo su Entra, dobbiamo trovare nel database che il 13 giugno, ecco, abbiamo storia dell'arte da pagina 65 a 70. Inoltre, facciamo vedere come possiamo filtrare i risultati. Indietro, quindi se per esempio noi vogliamo sapere tutto, che cosa, quali compiti a casa abbiamo per il 12 giugno, quindi nella ricerca basta che scriviamo, ecco, 12 maggio per esempio abbiamo tutti i risultati, quindi cliccando, vedete, sui relativi compiti troviamo all'interno i contenuti. Poi abbiamo creato pure il modo di cancellarli, quindi facciamo vedere come per esempio un compito scaduto di un periodo già passato, ecco, quindi ci clicchiamo sopra, ecco qua, ci dà un address che ci dice sei sicuro di voler cancellare il compito e ci dice quale compito, se gli diciamo di sì, vedete, lo va ad eliminare. Allora, a questo abbiamo capito più o meno come funziona e che con il WebDB lo presenteremo a Meet. Vogliamo fare questa esperienza. Poi, secondo, abbiamo trovato ancora in quest'app che vogliamo analizzare una scolastica completa di tante soluzioni a quei piccoli problemi che abbiamo. Abbiamo creato anche un sistema di antiturismo. Dai, puoi spiegarmi un po', per me. Allora, qua vediamo già il foro. Allora, dai, spiega cosa questa sezione del bullismo consente alla vittima di denunciare chiunque può fare questo bullismo. Vogliamo vedere come si può fare. Nome del bullo, metti il nome qualsiasi, dai. Giulio, metti giù. Nome della vittima, metti Franco, ecco qua. Poi, cosa abbiamo qui? Ah, la descrizione di questo atto di bullismo. Quindi la descrizione potrebbe andare, potreste scrivere che dava calci alla vittima. Poi abbiamo, cosa molto importante, un link in internet e a fianco abbiamo messo tra parentesi cyberbullismo. Cioè questo qui, nel momento in cui si volesse denunciare soltanto magari un video messo in rete, una foto messa in rete, che comunque è compromettente per l'altro ragazzo, allora la persona che viene a conoscenza di questo link lo può mettere qui e comunque denunciare che su quel link c'è un atto di cyberbullismo, perché tante volte la scuola non è al corrente di tutte queste cose qui, no? Allora, ricontinuo. E vi stavo dicendo, a questo punto l'ultimo parametro invece è quello di poter fare proprio una foto a quell'atto di bullismo. Cioè, anche noi partiamo da questo presupposto che la vittima difficilmente denuncia il bullo perché ne è terrorizzato, quindi è più facile che qualche compagnuccio che sta intorno possa fare una fotografia. E facciamo vedere come si fa la cosa, scattiamo tutta la platea, facciamo finta che vai tutti i bulli. Quindi salviamo la foto e come vedete nell'app appare la foto appena fatta, che a questo punto nell'app definitiva andiamo a decidere questi dati a chi mandarli. Naturalmente questo viene deciso insieme alla scuola. In che senso? Nel senso che la scuola dovrà abilitare
una personalità o un professore che comunque sarà responsabile della ricezione di questi dati. Noi per adesso, giusto per completare la demo, abbiamo collegato questo tipo di condivisione tramite WhatsApp, quindi per esempio, e che sarebbe anche una cosa fatta bene, trovare in ogni scuola un cartello con un numero di telefono, il simbolo di WhatsApp e la scritta antibullismo. Cioè ogni ragazzo arriva a scuola e comunque si aggiunge questo numero nella rubrica, che comunque fa da deterrente. Non dimentichiamo questo. Nella videosorveglianza ci sono anche le telecamere finte che fanno la deterrente. Qui non c'è finzione, il bullo comunque si sente sempre osservato. Non è più, come dire, in un contesto omertoso. Quindi andiamolo a condividere con WhatsApp, mandalo a suo giornale. Ok? Ecco, questa è l'interfaccia che avrà, è quella che vediamo tutti i giorni, d'accordo? Quella che con WhatsApp andiamo a condividere qualcosa. Però qui l'abbiamo condiviso solo con un click, d'accordo? Quindi invialo ormai. Ecco qui, questo è il risultato che succederà e che succede, cioè la persona che sarà incaricata di ricevere questo tipo di dati riceverà questo. E naturalmente poi i provvedimenti che bisogna prendere sono all'interno della scuola. Quindi per sommità il funzionamento dell'app è questo. Volevo invitare i docenti presenti a sponsorizzare questo tipo di software, è un software open source, si trova anche online, quindi basta mettere su Google App Inventor per poterlo utilizzare, basta un account Gmail, non ci sono pubblicità, non c'è niente, c'è solo da programmare. E vi dico ancora un'altra cosa, è stata da pochi giorni, stiamo utilizzando una versione offline, cioè che funziona nei laboratori di informatica senza la connessione internet, e quindi abbiamo eliminato anche l'autenticazione tramite l'account Gmail, basta mettere il proprio nome e cognome e apre un progetto personale. Questo perché lo dico? Io faccio tutto questo lavoro. Spesso è una pecca della scuola, tre laboratori di informatica, segreteria, smartphone collegati da tutte le parti e un'utenza inferiore a quella di una casa. Ecco perché le piattaforme sì sono belle, però se non le portiamo in locale non le possiamo utilizzare, a meno che con l'arrivo di questa fibra le scuole si vanno un attimino ad aggiornare con questi sistemi di connessione più veloci, altrimenti come abbiamo fatto con la Pinventor faremo con tutte le altre piattaforme, anzi è già il programma per l'inizio dell'anno futuro. Io ho una domanda per Davide, sì. Perché quanto tempo ci hai impiegato a fare quest'altro? Abbiamo impiegato più o meno una settimana. Davide, vi posso chiedere di venire qua, perché forse voi non l'avete notato, ma lui tutto il tempo ha cercato di stare sul mio punto di terra. E quindi è un grande disastro, e quindi penso, no, che è difficile stare sul punto, stare lì a girare, parlare, vero? Ho indovinato, non ce lo potevo dire prima. Ad esempio ci sono a scuola ci sono i registri elettronici, gente volte a scuola c'è la mancanza di internet e le professoresse non possono aggiungere i dati sul registro elettronico. E vorrei creare un'applicazione che la professoressa inserisce tutti i dati su questa applicazione e quando l'applicazione trova internet invia automaticamente tutti i dati. Quindi non li perdo, anche se io che non ho connessione. Sì. Questa è una cosa buona, utile. Senti Davide,
qualcuno mi ha detto che gli piacerebbe confrontarti con altri ragazzini che hanno le stesse passioni. Sì. Allora, intanto oggi ti sei in linguaggio con Franco perché so che fate arte in Ventura. E mi aspetto naturalmente che dal vostro gruppo venga fuori una proposta, magari anche diversa. E poi ti do un annuncio pubblico molto bello, che sicuramente ti farà piacere ai tuoi genitori, ma farà piacere a tutti i docenti qui presenti. Ieri mi ha chiamato la tua dirigente e mi ha detto che vuole organizzare un evento proprio a scuola tua, perché dice che le cose che tu fai sono veramente tanto interessanti e che non aveva veramente tanto capito che cosa tu in effetti realizzassi, anche perché qualcuno sempre mi ha detto che tu passi il tuo tempo in questo laboratorio di tuo padre, Dario. E quindi cosa fai? Dai anche dei suggerimenti al tuo padre in merito? Me ne dici qualcuno che ti viene in mente? Qualcosa di particolare, di strano, che ne so, anche una cosa semplice, perché no? È emozionantissimo, perché veramente è un piccolo genio, però ricordatevi sempre che quanti anni hai avuto? 12. 12 anni. Ci teniamo intanto a presentarti il nostro direttore, perché il nostro direttore è seriamente preoccupato dei giovani che fanno quelle cose assurde, presente quella roba di per cui in macchina corrono ad alta velocità e riprendono il contachilometro e la velocità che raggiungono, molti di loro purtroppo in quei grandi guai. Oggi ti presenterò un gruppo anche di ragazzini che saranno in giro tutta la giornata e anche nel pomeriggio, che guarda cosa hanno realizzato. Anche loro hanno creato delle app, dei robot, dei prototipi, quindi avrai modo di stare con loro. Poi c'è una bellissima squadra di OPS, Olimpiadi Progressori, che fa il caso tuo, che hanno già fatto di cattiva capovolta. Avremo il piacere di averti ancora con noi? Sì. Risponderai al mio invito? Sì. Allora, grazie. Okay.